Amici e bentornati sul mio canale. Quest'oggi, anzi questa sera, perché sto registrando di sera, vi porto il primo contenuto del 2019. Innanzitutto, buon anno. Come avete passato le feste del Natale? Allora, io sono stato in Spagna qualche giorno con i miei genitori e subito poco prima c'è stato un frangente molto particolare nel corso della festa della Polisportiva San Giorgio Molteno, di cui ne faccio parte in qualità di responsabile non ufficiale di spogliatoio per dare assistenza appunto ai ragazzi in quello che hanno bisogno, e infatti mi indosso la tuta perché dopo vado con loro. Appunto, nel contesto di questa festa che si è svolta all'interno dell'oratorio, ho avuto modo di conoscere personalmente un ragazzo che non so come abbia fatto, ma mi ha dato il grande stimolo per andare indietro nel mio passato e cercare una figura molto importante che poi appunto ho trovato. Quindi ciao Don Gigi, è stato fantastico rivivere in un secondo l'epoca dei primi anni 2000 e niente. Questo video però appunto ve lo faccio per quest'oggi vorrei parlarvi di uno youtuber che vorrei segnalare, che è molto 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 simpatico, almeno da quello che ne appare nei contenuti dei video, che sono pochi, e per l'esattezza sono solo due. Fantastici, simpatici, e vi consiglio di andare a vederli, di iscrivervi al suo canale e di mettere tanti like a questi video e commentare e seguirlo, perché è bravo veramente, secondo me è un gran talento. Stiamo parlando di Ari Spirozzi. Ma chi è Ari Spirozzi? A dire la verità non vi so dire molto, perché è stato un suggerimento di YouTube che ho avuto nel corso del 2018, forse del 2017, quando ho iniziato a seguire gli YouTuber Michael Spampinato e Marco Sarcone, che sono tra virgolette due youtuber che si occupano nei loro video di fare contenuti dedicati al fitness, proprio come appunto Ari Spirozzi. E in qualità di anch'io youtuber partner del network Gracieful, vi volevo segnalare questo canale perché è stato particolare l'approccio che ho visto porre da lui nei confronti del fitness, mettendosi dell'ironia e soprattutto facendo delle video parodie, tra le quali quella che potete vedere nella miniatura qua sopra, no, qua sopra, prima del video, appunto, di Pollo Sei Forte, che è una rivisitazione in chiave Fitness di I Want It That Way dei Backstreet Boys, che erano i miei idoli assieme ai Take That, Ambra e quant'altro negli anni 90. E sentivo di utilizzare questo ragazzo perché davvero io non so cosa possa riservarmi in futuro, ma sapere che ho seguito con tanto affetto Michael Spampinato e Marco Sarcone, scusate i rumori in sottofondo, ritrovarmi così vicino, almeno geograficamente, a questa figura mi onora. Non vorrei svelarvi che cosa c'è nella mia testolina, ma se tutto va bene, se è possibile, magari più avanti diciamo che vorrei fare una specie di collaborazione, sempre che in questo 2019 possa partire davvero un progetto che chi mi segue su vari social avrà sicuramente iniziato a intravedere, e che è tratto appunto da un'esperienza che ho vissuto, che ho dovuto trasformare in positivo, perché in quello che mi è capitato nella vicenda reale da cui è stato tratto lo script per fare
questo lavoro in collaborazione sicuramente con Antonio Rosa e Mirko Passamarichi, e poi non voglio svelare, probabilmente collaboreremo con una grossa azienda UK. Non c'è stato praticamente niente di divertente, perché praticamente riguardava un frangente della mia vita, capitato di recente, proprio positivo, nel quale però ho saputo estrarne dei messaggi da lanciare appunto a tutti coloro che vorranno seguire questo progetto, vederlo e magari condividerlo. Io non so ancora quando effettivamente portare qualche contenuto, però sono davvero, come dire, emozionato, eccitato, speranzoso, fiducioso che dopo 36 anni passati a sperare in qualcosa che non si mai arriverà, quando questo video, questo progetto possa arrivare alla luce, e in quel momento sono sicuro di aver portato qualcosa di concreto, possa, no, per tutti. E questo è il mio proposito per il 2019. E voi, per questo 2019, quali sogni, aspirazioni e aspettative avete? E con questo interrogativo vi lascio, vi auguro una buona visione dei video di cui vi lascio in descrizione di Ari Spirozzi, soprattutto Pollo Sei Forte, e dove troverete appunto questi video nel suo canale. Appunto, non vi metto il video, vi metto il canale e anche il video sociale. E mi raccomando, ci vediamo alla prossima volta, che non so quando sarà, perché non pubblico sempre, però i miei contenuti arrivano sempre da cuore. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao!